Balsamo Vincenzo. Miscelia Rosalima Polacca. Presente. Brunetti Adamo. Presente. Campo Maria Grazia. Presente. Clemente Liana. Presente. Conoscitore Antonio. Presente. D'Ambrosio Damiano. Presente. De Luca Alfredo. Presente. Della Patria Antonietta. Fiore Giovanni. Presente. Giorsomino Arturo. Sì. La Torre Michele. Presente. Magno Italo. Presente. Ogni Santi Giovanni. Sì. Palumbo Libero. Sì. Recite Antonio. Sì. Ritucci Massimiliano. Presente. Romani Cristiano. Presente. Salvemini Angelo. Assente. Tarolda Leonardo. Sì. Romagnolo Francesco. Todoro Mario. Presente. Rigiani Lucia. Presente. Valentino Salvatore. Assente. Valentino Salvatore. Assente. Presenti 20 a 75. Allora, 20 presenti, 5 assenti, la seduta è valida. Possiamo dare inizio alla seduta. Voglio soltanto una breve comunicazione ai consiglieri. Come vedete, ho autorizzato tutti quelli che mi hanno fatto richiesta, sia per il video che per le foto in consiglio comunale. Chiedo di, insomma, ai media di limitarsi agli interventi dei consiglieri per evitare anche che si dia atto, insomma, interventi di altro tipo. Pongo l'attenzione del consiglio il tema delle riprese in streaming, che voi sapete che ormai non c'è più la possibilità di prendere streaming perché il contratto è scaduto, ma come segretario ci siamo ripromessi intervenire sulla questione, così come la conferenza dei capigruppo mi aveva sollecitato a fare. Ma comunque questa parte, oggi, grazie all'intervento di alcuni media, in particolare, non so neanche come si chiama formalmente, Stato Quotidiano TV, che ho autorizzato di fare la ripresa con un streaming. Non ho altre comunicazioni, semmai forse una comunicazione mi ha sollecitato il consigliere Sapelli per motivi di salute, arriverà in ritardo, sappiamo che ha avuto un problema di salute, e non ho altre comunicazioni. Sì, lei ha comunicazioni da fare? No. Allora, possiamo iniziare con l'ordine del giorno e in particolare il punto all'ordine del giorno. Deliberazione di Giunta Comunale numero 143 del 12 settembre 2017, prelevamento dal fondo di riserva, articolo 176 del decreto legislativo 267 del 2000, è una comunicazione che farà l'assessore su questa. Deve fare qualcuno? Posso? Sono interessante, è solo una comunicazione. Assessore di Santo, mi fa anch'io però. È firmato da me. Sì, va bene, se vuole. Va bene, sì. Consiglieri, colleghi assessori, sindaco. La comunicazione riguarda il prelevamento dal fondo di riserva di una somma
massima pari a 8.050 euro, data dalla necessità di un debito per mancato accatastamento di alcuni immobili abusivi. Quindi si è resa la necessità di prelevare questa somma dal fondo di riserva. Grazie. Infatti in delibera è scritto che la comunicazione la fa il Presidente del Consiglio. Chiaramente ritengo sia opportuna faccia degli assessori per dare un minimo di motivazione chiaramente riportata in delibera al periodo della fondo di riserva. Grazie assessore. Allora, sapete anche che per quanto riguarda il rilievo del fondo di riserva, il Consiglio prende atto della comunicazione fatta. Allora, possiamo quindi, preso atto della prima comunicazione all'ordine del giorno, passiamo alla seconda comunicazione, anche questa un prelevamento dal fondo di riserva, sempre dal decreto legislativo 267/2000, il testo unico degli enti locali. La comunicazione in questo caso la fa l'assessora. Sì. Grazie. Sì. Allora, buonasera, devo comunicare che la giunta comunale, con atto deliberativo numero 132 del 2 agosto 2017, ha effettuato un prelievo dal fondo di riserva di euro 7.000 per la pulizia delle spiagge. In particolare, questo ulteriore, perché ne avevamo già fatto uno precedente, prelievo è stato sollecitato sempre al dirigente che ha relazionato alla giunta dalla situazione sanitaria che si era di nuovo venuto a creare per la presenza di quantitativi superiori a quelli che si erano riusciti poi a portare via rispetto a quello che era la previsione di spesa per quello che riguarda la cimodoce. Quindi purtroppo siamo stati costretti a rimuovere dagli arenili e a trasportare presso il sito Foce del Panderaro ulteriore quantitativo di cimodoce. Voglio precisare che il dirigente e anche io precedentemente ci eravamo attivati, infatti c'è relazione anche allegata, ci eravamo attivati anche con le segnalazioni sia per quello che riguarda i vigili che per quello che riguarda la capitaneria di porto per approfondire e capire se si riuscisse a comprendere questa situazione un quantitativo eccessivo di cimodocina. Quindi ci siamo attivati in tutti i modi, ma comunque dovevano essere presi dei provvedimenti per la tutela della salute pubblica ed è questo il motivo di questo prelievo. Grazie. Grazie a te assessore. Allora anche qui il Consiglio prende atto del programma del fondo di riserva e la seconda delibera all'attenzione dell'ordine del giorno. Adesso passiamo alla terza deliberazione all'ordine del giorno, e in particolare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100, è una ricognizione delle partecipazioni possibili dalla rete. Dovrebbe abbiamo già iniziato, ho aperto sul punto all'ordine del giorno, non è ancora nemmeno stato spiegato. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io in qualità di capogruppo vorrei fare come mozione la richiesta del ritiro di questo argomento all'ordine del giorno e spiego le nostre motivazioni. Dallo schema si evince in maniera palese che non è stato preso in considerazione in questa delibera l'ASI, che invece ritroviamo per quanto riguarda la prossima, successiva, come per quanto riguarda il bilancio consolidato. Ora io mi chiedo come sia possibile arrivare in aula e parlare di ricognizione delle partecipate e non c'è alcuna menzione all'ASI.
per quanto riguarda la narrativa. Andiamo poi al deliberato. Al deliberato qui addirittura manca nel punto 1, dove c'è l'elenco delle partecipate, ASE, gestione tributi, agenzia del turismo, GAL, manca addirittura anche il GAC di cui si parla nella narrativa. Per questo vorremmo, nell'eventualità che si decida di non volerlo ritirare, chiediamo al segretario generale di spiegarci come sia possibile poter arrivare a discutere ed eventualmente votare una delibera che abbia una mancanza così grande. Questo anche in considerazione, a me dispiace che in questo momento specifico manchi proprio il sindaco, a cui vorrei rivolgere l'altra domanda. Essendo questa una delibera che doveva servire a capire se mantenere o dismettere le partecipazioni all'interno delle appunto partecipate, a noi risulta che nell'ASI la nostra partecipazione pari all'11,19%, così come riportata nella prossima. Consigliere Fiore, nella mozione no, deve fare solo il richiamo. No, sto chiedendo il motivo. E per spiegare anche qual è la nostra posizione in merito a questa situazione. Perché? Non deve spiegare. Mi scusi, c'è un conflitto di interesse. Io sto chiedendo al segretario comunale come possa, nell'eventualità che si arrivi a votare questa delibera, il sindaco è membro di questo consiglio comunale, dovrà votare se mantenere la partecipazione in una società di cui risulta essere presidente. Non c'entra nulla. Questo voglio chiedere. Io faccio la domanda, poi il segretario mi dirà che non c'entra nulla, se permette, presidente. Non c'entra nulla, nella mozione d'ordine, non c'entra nulla. La mozione d'ordine. Io ho spiegato perché deve essere ritirata secondo noi. E sto spiegando il perché, le nostre motivazioni. Ho chiesto che nell'eventualità in cui non dovesse essere approvata, sto chiedendo al segretario come sia possibile fare questa cosa. Questa è la nostra richiesta, ripeto. Secondo noi è una delibera assolutamente monca, perché nel momento in cui nella ricognizione non viene presa in considerazione l'ASI, non farà. Sapete cosa fare? Allora, lei ha chiesto di intervenire per mozione Totti. La mozione era regolamentata dal nostro statuto, dal nostro regolamento. Che cos'è la mozione Totti? Ogni consigliere. Volevo solo spiegare se io se no non ha senso la nostra. Allora, può presentare la mozione Totti relativa alla procedura delle discussioni, non è che deve motivare. Per quale motivo chiede? Deve soltanto chiedere, dovete rispettare la legge, la procedura di discussione. Può mettere, diciamo così, può contestare la procedura di discussione, ma non può intervenire sulla discussione e sulla cosa. Lo farà dopo, ne avrà la possibilità. Quindi non è per scontato. Quindi non devo mai motivare le motivazioni, quando si fanno le richieste. Sto motivando su quale motivo. Ha già detto al microfono, non c'è bisogno di parlare fuori il microfono, riduci le considerazioni, le termine per quali sto dicendo al mio collega, non ha detto al consiglio. Guardate la voce. Abbiamo anche le registrazioni. Allora, la mozione d'ordine è legiferata dal nostro regolamento, il regolamento del Consiglio Comunale è stato votato dal Consiglio Comunale, non ci sono mica chissà chi, qualcuno che viene dall'aldilà. E noi abbiamo deciso, la mozione d'ordine, che cos'è? Si interviene per dire, guardate, la procedura degli atti non è a norma di regolamento, e basta, non si può motivare e può chiedere di ritirare un'unità, lo farà dopo. Quando, se decideremo che invece tutto è in ordine, lei interverrà, perché ci sono altri modi per intervenire, per dire ritengo illegittima, eccetera, eccetera. Allora, in questo caso, da regolamento, lo leggo non per noi, che dovremmo conoscerlo, lo leggo per chi eventualmente ci ascolta, potrebbe non conoscere il regolamento del Consiglio Comunale. Sulla mozione d'ordine, oltre al proponente che è già intervenuto, possono parlare soltanto un consigliere contro e uno a favore. Qual è la mozione d'ordine del consigliere Fiore, del proponente già a parlare? Chiedo di ritirare il provvedimento. Adesso ne può parlare un altro a favore del
della mozione, la mozione d'ordine, in questo caso mi chiede la parola il consigliere D'Ambrosio, prego. A favore o contro, consigliere D'Ambrosio? Contro, Presidente. Non la consiglio. Grazie, Presidente. Prego. Io non la consiglio una mozione, perché il collega Fiore non me ne vorrà, perché stiamo intervenendo già su una discussione e avreste potuto chiederlo durante la fase della discussione, perché appunto come spiegare il Presidente. In tutti i casi, per dirimere ogni qualsiasi controversia, noi abbiamo il parere delle visioni dei conti che ci esplicita sul provvedimento della ricognizione delle partecipate nella seconda pagina e ci esplicita in maniera chiara e irrevocabile che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in questione non fa alcun riferimento alla partecipazione dell'11,19% detenuto dall'ente del Consorzio Aree e Sviluppo Industriale di Foggia, che rientrando nelle forme associative di cui al capo quinto del titolo secondo, articolo 21, decreto legislativo 267, è stata esclusa dalla ricognizione di cui l'articolo 24 del decreto legislativo 175 del 2016. C'è anche il supporto delle visioni del conto. Consigliere Petrucci, per favore, non deve intervenire fuori di loro, anche perché cogliete l'occasione, a favore o contro, può parlare anche un altro. Se c'è uno che può parlare a favore della mozione d'ordine del consigliere del Fiore, lo può fare. Se volete parlare, vi do la parola. Bene, nessuno vuole intervenire. Allora, a questo punto. Intervengo io, Presidente. Ma però, voglio dire, dovete. Pensavo che intervenisse qualcun altro di qualche altro gruppo, visto che non va nessuno, intervengo io. Certo, può intervenire benissimo. Posso, il dibattito. Si può chiedere anche un intervento a chi. Allora, per favore, allora voglio ripetere per tutti la mozione d'ordine, una volta che viene proposta sulla mozione d'ordine che è legato alla procedura della discussione, non è il dibattito sugli argomenti. Quando viene proposta la mozione d'ordine, oltre al proponente, lo dice regolamento, interviene uno se ci sono. Uno a favore della mozione, uno contro la mozione. È intervenuto il consigliere D'Ambrosio contro la mozione. Adesso interviene il consigliere Petrucci, credo a favore della mozione. Sicuramente. Grazie Presidente. Allora io intervengo a favore, anche perché proprio su quello che ha letto il collega D'Ambrosio. Quindi secondo me è stata un'interpretazione sbagliata quando ho scritto dai revisori dei conti. Le revisori dei conti rilevano, cioè è quello che noi abbiamo appena dichiarato. Cioè che è escluso la ricognizione di quell'articolo 24, cioè non è stato hanno detto anche che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in questione non fa alcun riferimento alla partecipazione del 19%. Cioè lo dicono anche loro, ecco per questo motivo qua noi chiediamo che venga ritirato, venga integrato, che gli uffici si adoperino a fare una ricognizione anche di questa partecipata e poi la ridiscutiamo in un altro momento, quando la devi l'atto deliberativo è completo. Grazie. Va bene. Allora, visto che la mozione non viene ritirata e ci sono due consiglieri, favore e contro, da regolamento, il consiglio che decide sulla mozione d'ordine. Va bene. È il consiglio che decide sulla mozione d'ordine. Allora, aggiungo, se posso, la segretaria diceva, ma è scritto. Che cosa si dice? Ma non facciamo. Non chiedo. Facciamo. L'ha già letto il consigliere D'Ambrosio, non c'è bisogno. Allora, è il consiglio sovrano. Parliamo a rispettare le determinazioni del consiglio. Allora, io metto a votazione, alzata di mano, la mozione d'ordine del consigliere Fiore. Va bene. Chi è favorevole, attenzione, chi è favorevole alla mozione d'ordine del consigliere Fiore è pregato di alzare la mano. Un attimo solo, devo scrivere. Sì, le dico io, il consigliere. Consigliere proponente, il consigliere Fiore, il consigliere Petrucci e il consigliere Magno. Sì, tre. Adesso invece, sempre per alzata di mano, chi è contrario alla mozione d'ordine del consigliere Fiore?
un attimo, le dico io, se era di le dico io, perché facciamo la, siccome non hanno votato ancora alcuni consiglieri, siamo in fase di votazione, consiglieri, allora, siamo in fase di votazione, allora, chi invece si astiene sulla mozione del consigliere Fiore? Allora, i consiglieri Talonna, Domani, Clemente, sinceramente il consigliere della Torre mi coglie impreparato, consigliere Madonna che vota sulla mozione d'ordine del consigliere Vitucci. Fiore. Allora, il consigliere Torre, possiamo ripetere. Allora, Romano e Clemente e ci stava un po'. Sì, possiamo ripetere. Allora, chi si astende sulla mozione Fiore? Allora, Talonna, Romani, Clemente, Batonna. Sì, di conseguenza tutti gli altri, ad eccezione di questi che hanno votato a favore o si sono astenuti, sono quelli che ci hanno votato contro. Se vuole l'ha detto, buono, mi è ricordato. Allora, favorevoli 3, Fiore, Vitucci, Magno, contrari 14, astenuti. Beh, grazie, quindi la mozione è bocciata. Allora, a questo punto passiamo alla discussione, stiamo discutendo del punto 3, revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, 175, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100, ricognizioni, partecipazioni possedute. Allora, a questo punto ha chiesto la parola il consigliere delegato alle partecipate, il consigliere per presentare la mozione, il deliberato, prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente. Scusatemi, ho necessità perché io quello che mi trovo. Il consigliere Talonna era presente all'appello, uscito ed è entrato in fase di votazione. No, non è sempre stato presente. Sarebbe solo il consigliere La Torre che era arrivato in fase di votazione. Ah, La Torre. Era assente. È entrato La Torre, chiedo scusa. È solo questo. Ora non mi conosco, quindi il consigliere Talonna mi schiaccia Talonna con la. Non c'è bisogno di fare commenti. Consigliere. Prego, consigliere. Buonasera al sindaco, all'assessore e colleghi consiglieri. Volevo fare solo una precisazione che magari potrebbe essere la mia comunicazione Gianni, volevo eventualmente provare a spiegare quello che non era chiaro sul provvedimento. La legge Maria fa riferimento alle partecipazioni societarie e in realtà è un ente pubblico economico che ha una connotazione almeno giuridicamente diversa da una società. Ecco perché, mentre nel bilancio consolidato è possibile comprendere qualunque ente strumentale alla pubblica amministrazione, siano anche loro tipo associativo o come razzi, nella revisione straordinaria delle partecipate la legge Maria non prevede invece l'inclusione di questi enti pubblici economici. Quindi per quello credo che anche i revisori si siano espressi correttamente. Quindi allora il provvedimento su cui andrà a relazionare ha progetto la revisione straordinaria delle partecipazioni e quindi la ricognizione ai sensi del decreto legislativo 175 2016 conosciuto come legge Maria. Che cosa prevede il decreto legislativo 175 del 2016? Prevede che tutti i comuni alla data del 23 di settembre 2016, che è il giorno di entrata in vigore del decreto, debbano effettuare a quella data una ricognizione delle partecipazioni possedute in società
vado a verificare il rispetto dei requisiti dettati dall'articolo 175 del 2016 per continuare a detenere queste partecipazioni, o diversamente una decisione diversa che potrebbe essere quella della reazione, della dismissione o della razionalizzazione della partecipazione considerata. Per quanto riguarda il comune di Manfredonia, al 23 di settembre 2016 le partecipazioni detenute erano 5. C'era la partecipazione nell'ASS SPA con una quota del 96,88%, una partecipazione in gestione di tributi SPA con una quota del 58%, una partecipazione nell'agenzia del turismo con una quota del 51% e altre due partecipazioni, una nel GAL SRL con una quota del 3,15% e una su GAP, il gruppo di azione costiera, con una quota del 10%. Detto questo, quindi il provvedimento che noi andiamo a approvare, dopo aver fatto una fotografia di quelle che erano le partecipazioni alla data del 23 settembre 2016, va a verificare tramite delle schede di dettaglio il rispetto dei requisiti previsti dal decreto legge Mattia. Tra questi requisiti il fondamentale è quello che la partecipazione può essere detenuta solo e soltanto in una società che svolge un servizio di interesse generale o comunque un servizio strumentale all'attività istituzionale dell'ente. Quindi fatta questa prima verifica di tipo qualitativo che è contenuta nella relazione risposta dalle dirigenti di settore per le diverse partecipate, si passa poi a verificare quelli che sono i requisiti numerici che dispongono meno la possibilità di detenere una partecipazione. I requisiti numerici che sono essenzialmente 4, perché un requisito in realtà entrerà in vigore tra 5 anni, cioè quello che prevede che per 4 annualità consecutive non possano, per 4 annualità su 5 consecutive non possono essere avversi dei risultati negativi, è in vigore dal giorno in cui entra in vigore il decreto per i 5 anni successivi. Mentre gli altri 4 requisiti di cui bisogna verificare rispetto alla data della fotografia, quindi del 23 settembre 2016, sono che la società nel triennio deve aver avuto comunque un fatturato medio di almeno 500.000 euro, deve avere un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori e non deve essere un duplicato di un'altra partecipazione che svolge un'attività similare. Quindi la verifica che si va a fare del provvedimento in questione è prima una verifica del rispetto dell'attività svolta dalla partecipata, se sia di interesse generale o comunque strumentale all'attività dell'ente, e successivamente vengono ad essere verificati rispetto ai requisiti. Per quanto riguarda le nostre partecipate, per quanto riguarda ASA e SPA, i requisiti vengono rispettati, perché ASA e SPA ha un fatturato medio superiore ai 500.000 euro nel triennio 2014-2016, ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori e svolge un servizio che è di interesse generale ed è quello della raccolta e del trasporto dei rifiuti. Tra le altre cose, come detto nella relazione, ASA si appresta ad avere un'evoluzione importantissima in quanto diventerà il soggetto che nell'ambito di rapporto ottimale, ho già avuto, svolgerà anche il servizio di raccolta rifiuti dei comuni di Martinata, Monte Sant'Angelo, Vieste e Zapponeta. Quindi questo è per quanto riguarda ASA e nel provvedimento si decide di mantenere la partecipazione. Per quanto riguarda invece l'altra società partecipata, gestione tributi SPA, anche qui vengono rispettati ad oggi tutti i requisiti per mantenere la partecipazione, sia in riferimento al numero di dipendenti, sia in riferimento al fatturato medio, che in riferimento al tipo alla tipologia di servizio svolto, che è quella di gestione delle entrate comunali, che quindi è classificato come servizio di interesse generale e collettivo. Nella relazione viene evidenziato come gestione di tributi attualmente abbia un contratto e la partecipazione potrà essere detenuta fino a che questo contratto sarà in essere, cosa che viene anche evidenziata successivamente nelle misure. Per quanto riguarda invece l'Agenzia del Turismo, che è una società consortile, quindi che entra sempre nell'ambito delle società, è praticamente, come tutti sappiamo, una società che si occupa di promuovere e valorizzare turisticamente e culturalmente il nostro territorio, quindi non svolge un servizio di interesse generale, bensì un servizio strumentale alle finalità istituzionali dell'ente. Quindi il primo requisito fondamentale è rispettato. In realtà poi ulteriori due requisiti non sono rispettati, perché il volume d'affari dell'Agenzia del Turismo del triennio 2014-2016 non è di 500.000 euro, è la stessa cosa in riferimento al numero di dipendenti, non avendo ASE, Agenzia del Turismo, dipendenti in forza e avendo un unico amministratore, seppur non più pronto a te per titolo gratuito, formalmente non rispetta i requisiti dettagliati dalla Maria. Quindi nel provvedimento si prende atto di questo
e si rinvia a un'azione di razionalizzazione, così come previsto dal decreto legge, da adottarsi entro il 31 dicembre. Per quanto riguarda invece il GAL e il GAS, in realtà diciamo, la relazione è superflua, anche perché la Madia esclude diciamo, esplicitamente le società che gestiscono fondi europei, nazionali e regionali dal rispetto dei requisiti. Quindi seppur noi abbiamo una partecipazione del GAL, la dobbiamo includere nella nostra ricognizione delle partecipate, tuttavia però non dobbiamo verificare il rispetto dei requisiti dettagliati dall'articolo 24 della Madia, perché non c'è una, diciamo, una deroga esplicita a quelle società che per l'appunto gestiscono dei fondi europei. E infine qui è la società Consortile GAT, che in realtà è già stata oggetto di un'azione di razionalizzazione, perché è stata posta in liquidazione nel 2015, quando la Regione Puglia ha rivisto la propria programmazione nel riferimento al settore pesca, quindi ha eliminato di fatto questo soggetto che aveva istituito con una precedente legge regionale. Quindi di fatto già dal 2015 il GAT è posto in liquidazione. Alla luce di quanto sopra, quindi noi ci accingiamo a trovare questo provvedimento dove decidiamo di mantenere le partecipate che hanno i requisiti e dove decidiamo di prendere dei provvedimenti di razionalizzazione verso quelle partecipate che non li rispettano. E infine la delibera è corredata dal parere favorevole del Collegio di Revisione dei Conti, che tuttavia nel prendere atto delle decisioni dell'ente in riferimento al mantenimento e alla dismissione delle partecipazioni, raccomandano tuttavia, in riferimento all'asse, una attenta razionalizzazione futura dei costi per ripianare quella che è stata la perdita ingente lo scorso anno, e in riferimento a gestione di quello che è il da farsi dopo la scadenza del contratto, dato che questa oramai è prossima. E infine, per quanto riguarda l'Agenzia del Turismo, di provvedere entro il 31 dicembre a attuare i piani di razionalizzazione della partecipazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Gessomino, se può spegnere il microfono. Possiamo, potete prenotarvi, si è già prenotato il consigliere Romani. Consigliere. Grazie, buonasera a tutti. Colgo l'occasione di prendere la palla al balzo, non a caso intervengo con il consigliere Gessomino, che tra l'altro è vicepresidente della commissione, quindi mi piacerebbe rappresentare. E quindi non mi devo sovrapporre a nessun tipo di argomento, anche perché insomma con notizia di particolare ha spiegato il provvedimento per cui oggi viene discusso in aula. Però mi viene una domanda da fare. Uno, perché, come al solito siamo sempre evitati, il provvedimento doveva essere approvato il 30 settembre, però da quando è iniziata questa legislatura, non lo so quella precedente, oltre a fare il voto finish ce ne andiamo anche oltre. Vabbè, però questo è un problema che ci dobbiamo fare capaci. Voi perché probabilmente ci sono altri tipi di problemi. Detto questo, è un inciso che andava fatto, perché dobbiamo conoscere anche le scadenze di ogni provvedimento che andiamo a votare, o meno che andrete a votare, o meglio che voteremo anche noi, ma probabilmente contro. Non si comprende il motivo per cui nella previsione, quindi consigliere Giustinale sta dicendo che a questo punto noi dovremmo provvedere, grazie a delle leggi che sono subentrate e che stanno mettendo ordine in tutti i comuni d'Italia. Ricordiamo sempre che il problema di Manfredonia è un problema che si assomma a tanti altri comuni, perché ovviamente quella armonizzazione dell'introduzione dell'armonizzazione dei bilanci, del bilancio consolidato che in un primo momento precedentemente era facoltativo, ora diventa obbligatorio, ha indotto le amministrazioni a porre in essere dei bilanci più radicati sia nel tempo che nello spazio, per cui questi devono andare a disciplinare quadri organici del bilancio. È ancora più importante il fatto che questi bilanci devono essere, oltre che armonizzati, messi in rete. Ovviamente questo fatemi passare dei termini che ovviamente non sono tecnici, ma che in realtà, per dircela in soldoni, sono una versione in grado di poter comprendere le voci che messe nell'Agenzia del Turismo, che messe nelle partecipate, che poi erroneamente, credo, spesso cadiamo in un piccolo errore. Dobbiamo fare anche una differenza tra quella che è una partecipata e una controllata, quindi che assume una posizione ben diversa. Una controllata, ovviamente il comune decide i tempi tecnici anche del piano esecutivo finanziario della stessa, che stanno ancora aspettando, ad esempio nel caso di ASE.
o perlomeno qualcuno ha detto che l'acqua non comune ancora non l'ha portata in aula e quindi non è stata ancora votata. Quindi significa oggi che, riprendo sempre il passaggio del consigliere Gelsomino, che cosa significa? Che la razionalizzazione, quindi oggi la revisione del provvedimento che andiamo a votare, comporta necessariamente una direttrice di massa comportata da dei parametri che bisogna sottostare. Oggi come oggi vi invito a questo punto a chiudere l'agenzia del turismo, va chiusa, non rispetto nessun parametro, quando di questa legge Maria, di questo che oggi voi andrete a votare, che andremo a votare. Per quanto riguarda ad esempio ASE, ci sono dei parametri che nello stesso provvedimento che vado a leggere, parlava del piano esecutivo che deve essere approvato, dell'ARO, dell'ente capofila, ovviamente in questi appuntamenti fatti dal commissario regionale, dove alla fine dice che alla luce di tutto quanto sopra riportato si conclude che per il mantenimento della società partecipata ASE, quindi noi dobbiamo vedere se queste partecipate le dobbiamo mantenere o no, o se hanno dei parametri attraverso i quali possono essere ancora parte integrante di un bilancio dell'ente capofila, impegnando la stessa presente con urgenza un piano di contenimento dei costi. Cioè noi abbiamo votato in aula, ricordo a tutti quanti all'epoca che Forza Italia garantì i numeri in quell'occasione, per stare in aula, perché voi altrimenti non ce l'avevate, i numeri non ce l'avevate, la maggioranza non ce l'aveva, rimanemmo in aula e votammo contro una perdita d'esercizio del 2017 riferita, cioè del 2017 riferita al 2016. Cioè significa, attenzione, andate piano, perché di questi giorni avete voi giubilato una persona, il dottor Carbone, che per vostre diatribe interne, perché noi stiamo assistendo a delle dichiarazioni, poi delle smentite, poi delle riconcerti, lasciamo stare il piano politico, all'epoca andò via il dottor De Feulis per dei motivi personali e avete ritenuto opportuno dare la conduzione di questa dell'AS a una persona che tecnicamente conosceva i tatticismi, i tecnicismi di quell'azienda e quindi era l'unica persona deputata a poter traghettare. Oggi l'avete sbattuta fuori, senza pietà, non lo sappiamo perché voi dovete aggiustare i vostri equilibri, voi avete bisogno di maggiorare, se non fa niente, noi qua ci andiamo tutti quanti a casa. Allora, ritorniamo sull'argomento. Credo, e mi riservo poi di votare nella dichiarazione di voto, che mai come questa volta noi siamo felicissimi che sono arrivate delle leggi che diversamente avrebbero portato al collasso il comune di Manfredonia. Viva Dio, viva il fatto che è arrivata la normalizzazione, viva Dio e viva il fatto che è arrivato il bilancio consolidato, viva Dio e viva il fatto che i residui attivi e i residui passivi hanno ancora una certificazione, sono certi, sono delle somme certe. Meno male che si parla ora di gestire le città e di gestire il nostro comune non più con ciò che deve essere riscosso, ma su quello che effettivamente è stato accertato, ma sul riscosso. Quindi io chiudo il mio intervento, anche perché è talmente tecnico che rischierei di annoiare tutti quanti, ma dovevo avere e dovevo fare un passaggio politico necessariamente, anche perché oggi parlando di partecipate, anche se questa non lo è, devo ricordare che avete cagionato la chiusura del mercato ittico, ok? Quindi che siano partecipate o meno, che rientrino o no, avevo la necessità di ricordare alcuni passaggi. Io vi ringrazio e mi riservo nella dichiarazione di voto la mia dichiarazione, grazie. Grazie a lei, consigliere. Allora, si può intervenire chiaramente, vi invito a prenotare il vostro intervento. Il consigliere... No, per chiedere una sospensione. Si chiede una sospensione di 5 minuti della seduta. 10 minuti della seduta. Grazie. Allora, quello che ci sono dei
Allora, il consigliere Latorre chiede una sospensione per discutere. La sospensione è chiesta, diciamo, sotto il supporto del giorno o sulla proposta all'attenzione in questo momento. Cioè sulla proposta posta all'attenzione? Sulla proposta. Evidentemente per discutere sulla proposta all'attenzione di questo consiglio. Sapete bene che il consiglio può concedere la sospensione se è d'accordo. Io anticipo il mio voto favorevole alla sospensione e mettiamo la votazione perché normalmente l'abbiamo fatto fino ad oggi, chiesto la sospensione anche così. Spero che sia non più di 10 minuti. Allora, se il consiglio è d'accordo anche con un assenso non formale, allora il consiglio, ci sono contrari alla richiesta di sospensione? Non ci sono contrari. Allora per 10 minuti mi raccomando, chiedo al vicepresidente del consiglio che faccia rispondere i 10 minuti. Allora, va bene, quindi la sospensione accordata sono le 18:20. Alle 18:30 riprendo il consiglio. Riccardi Angelo, Balzano Vincenzo, Miceglia Rosario Immacolata, Brunetti Adamo, Campo Maria Grazia, presente, Clemente Eliana, presente, Conoscitore Antonio, D'Ambrosio Damiano, De Luca Alfredo, presente, Della Patria Antonietta, Fiore Giovanni, presente, Giorsomino Arturo, sì, La Torre Michele, presente, Magno Italo, presente, Ognissanti Giovanni, presente, Palumbo Libero, sì, Francesco Antonio, presente, Ritucci Massimiliano, presente, Romani Cristiano, presente, Salve Miniangelo, presente, Taronna Leonardo, sì, Tomaiolo, sì, Francesco, Totta Romario, presente, Rigiani Lucia, presente, Valentino Salvatore, presente, presenti 22 assenti. Bene, allora, presenti, la seduta può riprendere. Ha chiesto la sospensione del consigliere della Torre, il consigliere se vuole, non so, potete decidere così questa sospensione normalmente. La sospensione si giustifica. Vabbè, insomma, normalmente le sospensioni servono per assumere le decisioni, non ci sono particolari decisioni che volete comunicare, allora è servita, diciamo, allora voglio ritornare allora al dibattito. Si stava intervenendo sulla delibera numero 3, elezioni straordinarie delle partecipazioni, così come la legge prevede, la ricondizione delle partecipazioni costituite dall'ente. Allora, non c'erano altri interventi a quel momento? A quel momento? Bene, lui ha chiesto la sospensione. Allora, si è preguntato il consigliere Ritucci. Prego, consigliere Ritucci. Sì, grazie Presidente, Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri, buonasera gentile pubblico. Noi continuiamo a ritenere che sarebbe stato più opportuno che venisse integrata nell'atto deliberativo anche con riferimento anche all'ASI e poi magari nel deliberativo anche inserire le motivazioni che il consigliere Gelsomino prima ha dato, però comunque nell'atto deliberativo, così come abbiamo visto fare anche ad altri comuni, andava inserito. In realtà anche le revisioni dei conti ci riprendono per questo, poi normalmente stiamo dando interpretazioni diverse, quindi è un'interpretazione poi da
poi come è stato scritto, sarebbe stato opportuno averli qui oggi per chiarire e fugare ogni dubbio. Però continuiamo a sostenere che comunque andava fatto un riferimento nell'atto deliberativo, cosa che invece non è avvenuto. Entrando poi nel merito della discussione, io non posso che continuare a sottolineare, come già ha fatto il collega Romani che mi ha preceduto, che ancora una volta veniamo qui in aula a discutere su un provvedimento che aveva come scadenza ultima il 30 settembre del 2017. Al 30 settembre 2017 questo provvedimento non è stato portato in aula, lo stiamo portando quasi a distanza di un mese e ancora una volta questa amministrazione porta in Consiglio Comunale provvedimenti non rispettando i termini previsti dalla legge. Ormai siamo abituati, lo facciamo sempre con i bilanci consuntivi, i bilanci consuntivi ormai non vengono mai approvati in tutti i tempi previsti, perché tanto ormai sappiamo che passeranno altri giorni per ricevere la diffida dal prefetto, poi da quel momento passeranno altri 20 giorni per il termine ultimo e quindi si continua a posticipare l'approvazione di provvedimenti in Consiglio Comunale oltre i termini consentiti dalla legge. Molto spesso che si fa? Si va a vedere qual è la sanzione, vediamo qual è la sanzione se non portiamo i provvedimenti nei tempi, perché giustamente il 30 settembre è una data molto scomoda per questa coalizione, dobbiamo dire, perché in quel periodo lì è impossibile per noi pensare che avreste convocato il Consiglio Comunale, visto poi tutto quello che è successo, il clamore che ha suscitato la nomina del nostro sindaco all'ASI. Quindi, ancora una volta, il Consiglio Comunale non approvano dei provvedimenti perché c'è il rischio che saltino gli equilibri politici e quindi si preferisce aspettare, far scadere i termini e poi discutere a termini scaduti, tanto le sanzioni non sono gravi. Voi ormai questo avete imparato a valutare, le sanzioni se sono gravi o meno, se non sono gravi possiamo aspettare. Infatti oggi ci troviamo a discutere di questa ricognizione e adesso entro nel merito della discussione e iniziamo diciamo, dall'ASI. Allora, io vi voglio ricordare anche a voi consiglieri di maggioranza che quando approvammo il Consiglio Comunale il bilancio dell'ASE fu preso anche un impegno. L'impegno qual era? Giusto, perché l'avete anche riportato voi nell'atto deliberativo, che quindi con la deliberazione del 30, numero 30 del 28 settembre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di esercizio del 2016 che in detta deliberazione veniva stabilito di dare mandato al sindaco di richiedere ad ASE di presentare entro il termine del 15/9/2017 una posta adeguato piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale che avesse come obiettivo principale la generale riduzione dei costi del servizio e l'aumento dell'efficacia dello stesso, in modo da poter provvedere alla copertura del disavanzo maturato, perché è vero che qui si prendono in esami diciamo, i bilanci del quinquennio fino al 2015, però è anche giusto ricordare che l'ASE nel 2016 ha chiuso un bilancio con un ulteriore disavanzo di amministrazione e quindi ne ha collezionati tre, la norma parla di tre, però effettivamente fino al 2015, però in realtà ce n'è un altro di anno contabile che è stato chiuso con un disavanzo, però noi ad oggi veniamo in Consiglio Comunale a decidere se tenere o meno le partecipazioni di questa società partecipata senza aver potuto prendere visione di un piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Io ritengo che questo sia un atto, diciamo, superficiale da parte di questa amministrazione, perché non abbiamo tutti gli elementi per poter valutare se effettivamente ci conviene portare avanti questa società partecipata o meno. E questo provvedimento viene fuori proprio apposta per questo motivo, cioè il fine di questo provvedimento è capire se è opportuno o meno continuare a tenere delle quote di partecipazione nelle società partecipate. Quindi se non ci viene nemmeno presentato il piano di riorganizzazione dell'azienda, come facciamo a capire se ci conviene andare avanti in questo modo o se è opportuno fare delle correzioni per cercare di migliorare? Però noi abbiamo deciso comunque di mantenerla. Poi andiamo a gestione tributi. Gestione tributi, giusto ricordare che il contratto con gestione tributi è scaduto a dicembre del 2016 e noi stiamo continuando ad andare avanti, portiamo avanti un servizio, quindi una partecipata,
con delle proroghe a quel contratto scaduto. Noi ci eravamo impegnati in questa assise, a Natale scorso, di organizzare un consiglio monotematico per decidere quali erano le sorti in futuro della partecipazione del Comune di Manfredonia con questa società privata che gestisce i tributi per il Comune di Manfredonia. Sono passati ormai 10 mesi, non abbiamo ancora capito qual è il futuro di questa partecipata. E il bello è che dite che manterrete quindi la partecipazione con questa società privata, ma nonostante mancano 5 giorni alla scadenza dell'ennesima proroga. Quindi voglio dire, manteniamo questo rapporto per altri 5 giorni. Tanto meno qui dentro avete specificato nell'atto deliberativo se avete intenzione di fare un'ulteriore proroga. Ci dovete anche spiegare per quale motivo ad oggi non avete predisposto un nuovo bando, oppure avete preso in considerazione la possibilità di rivedere il contratto, sempre se per legge è possibile farlo, con la gestione dei tributi, perché è anche giusto ricordare che la gestione dei tributi, cioè stiamo portando avanti un contratto che prevede che loro ritirino l'aggio anche su versamenti volontari che i nostri contribuenti fanno direttamente nelle casse del comune. Cioè, anche se questa società partecipata non fa quello che dovrebbe fare, comunque prende l'aggio. Noi più tardi discuteremo su un punto all'ordine del giorno, che è una variazione di bilancio, proprio per aumentare l'importo da riconoscere alla gestione dei tributi per il servizio svolto. In realtà sì, perché voi quando avete approvato il bilancio di previsione, vabbè, questo poi entreremo nel merito, nello specifico, quando discuteremo su quell'altro punto, avete messo un impegno di spesa irrisorio. Rispetto a voi, perché avete calcolato che avevate una proroga fino ad aprile. In realtà però tu puoi fare l'ente può fare questo ragionamento se già ha deciso cosa vuole fare in futuro per gestire i tributi di Manfredonia. Noi siamo arrivati a 5 giorni alla scadenza dell'ulteriore proroga e vi voglio ricordare che le prime proroghe, perché almeno l'ultima se l'ha fatta con la delibera di giunta, ma le prime proroghe sono state fatte con determina dirigenziale, dove se leggete il testo è assurdo, perché io ho letto che la dirigente prendeva questa decisione perché la politica non si esprimeva. Cioè è assurdo che un dirigente si sostituisca poi al nuovo politico e dice: visto che la politica non interviene in merito, decido io di fare la proroga perché non posso dare giustamente un disservizio. Questa cosa per noi è gravissima. E comunque oggi facciamo una ricognizione e non sappiamo ancora che cosa vogliamo fare della gestione di tributi. Quindi di che cosa stiamo parlando? Che ricognizione? Abbiamo soltanto capito che la manterremo con certezza per altri 5 giorni, fino a scadenza dell'ennesima proroga, che per noi sono anche illegittime. Sul GAL, come ha detto bene il consigliere Gelsomino, purtroppo abbiamo poco in mano, cioè non riusciamo a valutare effettivamente se è opportuno continuare a tenerla o meno. Che benefici ci dà questo GAL? Perché come costi è sicuro che abbiamo dei costi che supportiamo, noi paghiamo, però per ogni cittadino pro capite un importo che riconosciamo a questa società partecipata, ma ad oggi non conosciamo ancora quali benefici ci porta questa società partecipata. Sappiamo solo con certezza che paghiamo il personale e ci parla, non li conosciamo, però la salviamo perché giustamente c'è una deroga prevista dall'articolo 26, comma 2 del CUSP, che secondo cui l'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato e delle regioni. Quindi noi dovremmo comunque percepire da questa società un vantaggio, perché loro partecipano per conto del Comune di Manfredonia dei fondi europei, dei fondi regionali, che poi per dei progetti che noi beneficeremo. Io onestamente ad oggi non conosco i progetti e di bandi vinti dal GAL e di opere realizzate, progetti realizzati che hanno dato un beneficio all'ente, però abbiamo deciso di continuarla a tenere e ce la teniamo. Poi ci sta il GAL, che avete già avviato una procedura di liquidazione e quindi l'avete riportata anche nell'atto deliberativo, e poi ci sta praticamente la gestione dell'Agenzia delle Entrate, che finalmente l'Agenzia del Turismo
che per vostra fortuna, a mio avviso, il legislatore con questa legge vi ha servito un assist per liberarvi finalmente di una società partecipata che nasce con uno scopo ben preciso, che è quello di fare promozione del territorio, ma non fa nient'altro che organizzare degli eventi che sono il carnevale d'Amo e la festa patronale. E avevamo bisogno di fare un'agenzia del turismo per organizzare questi eventi. Il fine non era quello. Addirittura quest'anno, cosa assurda, abbiamo prelevato dal fondo di riserva 100.000 euro da dare all'agenzia del turismo ancora prima di approvare un bilancio di previsione. Cioè una cosa proprio che non ci sta né in cielo né in terra, che non si può fare contabilmente, è sbagliatissimo. Fin quando non si approva un bilancio di previsione si possono prelevare in dodicesimi gli stessi importi sulla base del bilancio dell'anno precedente. Invece noi abbiamo fatto un prelievo dal fondo di riserva ancora prima di approvare un bilancio di previsione per dare 100.000 euro all'agenzia del turismo per organizzare il carnevale d'Avolo. Io ritengo che questa davvero sia un'opportunità per liberarci di questa agenzia del turismo che comunque non fa quello che avrebbe dovuto fare, e comunque questa è, lo possiamo dire, l'ennesimo fallimento dell'amministrazione Riccardo, perché l'agenzia del turismo ha fallito, lo dobbiamo dire. E però anche in questo caso, nell'atto deliberativo, non ci dite se la volete tenere o no, o se la volete sciogliere. Non ce lo dite, dite che lo deciderete entro il 31-12. No, quello dovete dire oggi, la ricognizione si fa per capire oggi che cosa vogliamo fare di queste società partecipate. Non che vi prendete ulteriore tempo per decidere cosa fare dell'agenzia del turismo. Ce lo dovete dire adesso che cosa volete fare dell'agenzia del turismo. Addirittura andando a guardare i conti economici, questo è quello che devo dire perché è simpatico, addirittura c'è un anno, il 2014 per l'esattezza, che volevo prendere, perché è questa sì, la mia vera conclusione, che praticamente il risultato di esercizio si è chiuso in negativo. E praticamente il fatturato, cioè era superiore, la perdita di esercizio era superiore al fatturato. Cioè io vorrei capire come sia possibile una cosa del genere. Io per fare un esempio proprio semplice semplice, è come se io acquistassi una macchina a 10.000 euro, non solo la regalo a chi gliela fa da dare e quindi ho una perdita di 10.000 euro, ma oltre a dargli la macchina do anche una differenza in soldi. Cioè siamo andati, abbiamo perso oltre il fatturato. Io vorrei veramente capire come sia possibile una cosa del genere. Quindi io mi auguro che anche l'agenzia di turismo, però sarebbe più opportuno definirlo oggi, venga dismessa. E per quanto riguarda la votazione mi riserverò poi nel finale della dichiarazione di voto. Grazie Presidente. Grazie a te consigliere. Allora, ha chiesto la parola il consigliere Pabumbo. Prima di dare la parola, cioè, il consiglio per prepararsi anche per organizzare l'andamento del consiglio. Prego consigliere Pabumbo. Grazie signor Presidente. Presidente, sindaco, assessori, colleghi consiglieri, pubblico presente. La proposta in discussione oggi sulle società partecipate all'attenzione del Consiglio Comunale ci permette di riflettere sul tema e con attenzione maggiore alla luce della deliberazione numero 57-2017 della Corte dei Conti. L'amministrazione ci chiede il mantenimento delle partecipazioni in ASE, gestione tributi, agenzia del turismo CAL. Io vorrei dire qualcosa su alcuni di esse. L'ASE in questi ultimi tempi è sotto i riflettori per tanti motivi. Io vorrei concentrarmi sull'importanza che riveste questa società per l'ente, sia dal punto di vista della gestione di servizi essenziali per la città, che per il mantenimento dell'equilibrio dello stesso bilancio comunale. Infatti noi in questo consiglio ce ne siamo occupati spesso, e quello lo voglio dire, questo lo voglio dire a chiunque volutamente e per motivi diversi sottovalutato il lavoro dei consiglieri comunali. Da tempo noi sollecitiamo, l'ultima volta a giugno con una delibera di consiglio, la ristrutturazione della società
è la definizione di un piano di riorganizzazione che speriamo ora giunga a conclusione al più presto alla nostra attenzione. Io chiedo al Sindaco, al Presidente del Consiglio, che dopo la nomina del Presidente ASE si convochi urgentemente un Consiglio Comunale monotematico sull'ASE, una discussione franca, senza retropensiero, sui risultati della raccolta porta a porta, del supporto dei dati che ci potrebbe dare il CONAI e l'individuazione di almeno un altro punto ecologico, in quanto quello esistente a detta di tanti cittadini e associazioni ambientaliste sembra insufficiente. Per quanto riguarda gestione tributi, assume per quello che ho già detto, che veramente dico da anni in questo consiglio e fuori questo consiglio comunale, una rilevanza ancora maggiore, direi determinante, per quanto previsto nel piano di rientro da noi approvato. Per questo l'attenzione su gestione tributi deve essere massima e, vista l'imminente scadenza, dobbiamo immediatamente iniziare un'approfondita riflessione sul tema, anche alla luce di quanto già messo in luce dalla relazione dei famosi saggi, che forse qualcuno dimentica, la relazione dei saggi, ed eventualmente capire anche quali errori sono stati commessi anche da parte nostra. La relazione dei saggi ha individuato delle soluzioni. Tutti insieme, maggioranza e opposizione, tutti insieme dobbiamo confrontarci e condividere una soluzione, la migliore per la nostra città. Sull'Agenzia del Turismo, poiché la società non rispetta alcuni dei requisiti previsti dalla legge, credo sia naturale intervenire prima possibile, come previsto dalla delibera alla nostra attenzione, e di conseguenza forse rivedere alcune scelte compiute in situazioni diverse da quelle odierne. Oggi credo che la promozione del nostro territorio, la valorizzazione della nostra storia culturale, l'incentivazione delle nostre intelligenze giovanili sia un'esigenza primaria e ineludibile su cui l'amministrazione deve intervenire in prima persona e prima di tutto. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Magno. Prego, consigliere. Io vi risparmierò alcune affermazioni già fatte dal consigliere Vicucci, che condivido con questo, credo sia per la sua assenza stranissima dell'ASI, che sono ogni evidenza deve stare nella definizione. Sia per quanto riguarda il fatto che a 5 giorni dalla scadenza del contratto dell'agenzia tributi, la gestione di tributi, si sia passata in un'altra società, senza motivazione alcuna. Vorremmo capire molto di più. I consiglieri pensano soltanto quelli della maggioranza, o meglio, non soltanto quelli della minoranza, i consiglieri tutti dovrebbero chiedere più trasparenza all'amministrazione, non soltanto quando avviene il momento del dissidio, ma sempre per rispetto alla dignità che ogni consigliere, cui ogni consigliere ha diritto. Avvengono delle cose, anche la sparizione dell'ASI avviene in una maniera fantastica, anzi fantasmagorica. E allora noi andiamo avanti così, sperando che piano piano anche la maggioranza si abitua al rispetto che si deve a se stesso e a quelli che li hanno votato. Detto questo, io devo porre il dito, mi prendo tutto il tempo, Presidente, proprio per questo motivo, perché ho ovviato da alcune cose, sulla partecipata ASE. L'ASE nel 2016 ha accumulato passività nettamente superiore a quelli degli attivi, chiudendo il bilancio dello stesso anno con una perdita di 523.489 euro. Il Consiglio Comunale, in fase di approvazione, con delibera numero 30 del 28 giugno 2017, stabiliva, nella stessa delibera, in base al dettato dell'articolo 24 del testo unico società partecipate, di dare mandato al sindaco di richiedere ad ASE S.p.A.
di presentare entro il termine del 15 settembre 2017 un apposito piano di riduzione dei costi del servizio e l'aumento dell'efficacia dello stesso, in modo da poter provvedere alla copertura del disavanzo maturato. Tenendo conto che nel bilancio di previsione 2017-2019 è previsto un fondo di ammontare uguale alla perdita non ripianata, e quindi ci chiediamo quando avremo modo di leggere, così come deliberato dal Consiglio stesso, un adeguato piano serio di risanamento che non è stato ancora presentato. La revisione dei conti ha dato parere favorevole, ma ancora una volta ha rilevato fattori di criticità che costituiscono una grave minaccia. Pensate, stiamo parlando di un'amministrazione che ha fatto un piano di rientro e a pochi mesi dalla prima verifica dei revisori dei conti si permette ancora di concedersi anticipazioni di tesoreria e quant'altro, tutte quelle cose che già abbiamo visto allegramente nel passato, quindi che costituiscono una grave minaccia al mantenimento degli equilibri di bilancio non solo della società stessa ma anche dell'ente, cioè perdita per 1 ad 16 di euro 523.489, due risultati di esercizio negativi nel quinquennio 2011-2015, passività di una gran lunga superiore alle attività, e quindi urge la definizione del piano di riorganizzazione strutturale che a tutt'oggi non risulta presentato dalla società. In particolare il risultato di esercizio al 31-12-2016 ha un immediato impatto assolutamente negativo nel bilancio consolidato dell'ente, come già si evince dai prospetti riportati nella relazione al bilancio consolidato redatta da questo collegio. Il cui parere, vedete un pochettino, il cui parere favorevole, quello del revisore dei conti, parere favorevole, i revisori dei conti ci hanno dato parere favorevole, anche la Corte Costituzionale ha accettato il nostro piano di rientro, di cui parere la Corte dei Conti ha accettato il nostro piano di rientro e si è visto con vari elementi di criticità e qualche sospensione obbligatoria fino alla fine almeno del mese di dicembre, e quindi noi facciamo un parere favorevole solo riferito alla corretta adozione degli schemi e delle procedure previste dal decreto legislativo 118-2011, poi lo vedete voi, noi diciamo soltanto che lo schema è corretto, ma la qualità di quello che farete, che quello state facendo, la vedete voi. E così anche lo fa capire con molta chiarezza quando dice che il Consiglio Comunale non fa alcun riferimento alle partecipate di cui abbiamo parlato, ASI, scompare l'ASI, con una partecipazione dell'11-19, l'ASI, di cui ci onoriamo di avere il Presidente, non tutti, ma ci onoriamo di avere il Presidente, l'ASI scompare, non c'è più, e quindi non c'è neanche il Presidente. E dice, io vi dico che ci sta una legge che ce lo imporrebbe, lo fa capire con chiarezza, almeno a chi conosce la lingua italiana. Poi ci sta quell'altra legge che elenca altre partecipate, vedete la un po'. Allora io dico, e noi questo ormai lo capiamo tutti, la gestione dell'ASE, consigliere Androsso, la ringrazio se mi fa parlare, grazie. La gestione dell'ASE è stato un disastro, lo sanno tutti i cittadini, allora occorre evitare gli errori del passato, occorre riflettere quale manager scegliere, con titoli adeguati ed una lunga esperienza nel campo delle gestioni di società complesse, evitiamo i pasticci del passato. Ma a parte tutto questo e le trombe che propagandavano fino a pochi giorni fa grandi successi dell'ASE, adesso i risultati della gestione dell'ASE SPA sono sotto gli occhi di tutti,
ma già prima tutti i cittadini si erano accorti dello sfacelo di una gestione della partecipata assolutamente ingovernata, disordinata, clientelare, irregolare e perfino sospetta, come ho avuto modo di dire in occasione dell'approvazione del bilancio ASE in questa sede. Ora di tutto questo si è accorto perfino il nostro sindaco, che fino a qualche settimana fa sembrava di tutt'altro parere, ed ha dovuto affermare che il nostro comune non è stato messo, sulle sue parole, non le mie, non è stato messo nelle condizioni migliori per esercitare le proprie funzioni nell'azienda partecipata in questione. E nel corso di quest'ultimo periodo temporale, inoltre, sono sorte anche numerose difficoltà di natura gestionale nell'esercizio del servizio pubblico affidato ad ASE S.p.A., difficoltà percepite anche dai cittadini che non hanno consentito l'auspicato raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissi. Come si dice, meglio tardi che mai. Signor Presidente, noi ci troviamo di fronte ad un'azienda che gestisce circa 10 milioni di euro l'anno che provengono dalle tasche dei nostri concittadini, perfino di coloro che le hanno quasi vuote. Abbiamo l'opportunità di assumere una figura importantissima per la gestione della stessa ASE, già che può essere compensato con una retribuzione adeguata di circa 50.000 euro annui. Allora noi dobbiamo fare in modo che chi venga chiamato a farsi carico della gestione ASE sia all'altezza del gravoso compito. Non possiamo più sbagliare, perciò dobbiamo evitare tassativamente di andare a cercare questa personalità di grande responsabilità dagli esponenti dei partiti. Non dobbiamo andare a cercare questa personalità di grande responsabilità dagli esponenti dei partiti o nelle spartizioni tra partiti. Del resto così è avvenuto nel recente passato, e non lo dico io, lo ha dichiarato candidamente un consigliere di maggioranza di questo consiglio, Antonio Rusciconi, il quale ha dichiarato testualmente alla stampa che il dottor Cambone è stato da lui indicato e voluto fortemente alla guida dell'ASE. Quindi se ne deduce che la scelta del dottor Cambone è avvenuta per uno scambio di interesse politico sulla testa dei cittadini, dell'igiene e del decoro di questa martoriata città. Ora il sindaco ci spiega che le nomine, sono sempre parole del sindaco, in società partecipate devono considerarsi di carattere strettamente fiduciario, nel senso che esprimono la fiducia sulla capacità del nominato a rappresentare gli indirizzi dell'amministrazione che ha scelto, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in tal senso. Questo riferimento, Presidente, poteva avere la sua forza in occasione dell'ultima nomina, quando il sindacato ha nominato il dottor Adriano Cambone come amministratore unico. Ma ora che ci accorgiamo tutti quale sbaglio è stato compiuto poco più di un anno fa, il sindaco non può riaffermare di nuovo lo stesso concetto. Sarebbe dunque auspicabile che egli, prima di scegliere, sia prima disponibile ad ascoltare gli altri, a cominciare da questo consiglio, che non sta qui solo per sottoscrivere tutto quello che ci viene presentato, nonostante la città stia andando in rovina. Fermiamoci un attimo, riprendiamo l'attitudine all'ascolto, che significa una disponibilità a sentire cosa pensano i cittadini e chi li rappresenta, che siamo noi, per evitare di sbagliare e sbagliare ancora. Se errare umano, perseverare, diabolico. Pertanto io chiedo che la figura dell'amministratore unico dell'ASE S.p.A. di Manfredonia sia nominato tra professionisti con tanto di laurea e titoli specifici di specializzazione in campo economico-amministrativo ed esperienze pregresse in gestione di aziende complesse. Del resto lo stesso sindaco di Vieste ha espresso l'auspicio che il prossimo amministratore unico, conosce bene le sue debolezze, dell'ASE S.p.A. abbia caratteristiche tecniche, non politiche. Ho finito, Presidente. Signor Presidente, sto seguendo una ricerca di diversi comuni d'Italia, grandi e piccoli, perché non sono stato neanche per un minuto
convinto che l'organizzazione della raccolta differenziata a Manfredonia si stia facendo bene. Pertanto, le preannuncio che in sede di assemblea del capigruppo presenterò la mia richiesta affinché sia al più presto convocato il Consiglio Comunale per dibattere la questione relativa all'ASE S.P.A. di Manfredonia. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Del Fiore, prego. Buonasera a tutti, io vorrei riporre l'attenzione su alcune cose che ha reputato davvero sconcertanti. In primis, come avete sentito, non riusciamo ad arrivare ad approvare un atto nei termini imposti dalla legge, nemmeno per sbaglio, non ci riusciamo proprio, è più forte di noi, dobbiamo aspettare le scadenze e poi eventualmente verificare. Eppure questa legge Madia ci imponeva proprio la ricognizione per porre dei paletti. Dice, visto che magari voi lo fate di vostra spontanea volontà, sappiate che al 30 di settembre dovrete avere già verificato quali sono le condizioni delle partecipazioni che voi avete e sulla base di questo verificare se rispettano i requisiti previsti dalla legge. Allora potete decidere se mantenere o meno, altrimenti siete obbligati a dismettere. Chiaro che noi riteniamo che l'interpretazione della legge riguardi la partecipazione, non la partecipazione solo in alcune società. Pertanto era per questo noi chiedevamo che anche la partecipazione pari all'11,19% nel consorzio ASI dovesse essere presa in considerazione, richiamata anche dalla legge, anche perché a noi risultava alquanto complesso accettare che cosa? Che questo Consiglio Comunale, di cui vi dico anche il Sindaco fa parte, avrebbe dovuto esprimersi se mantenere o meno la propria partecipazione in un consorzio di cui lo stesso Sindaco risulta essere presidente. Secondo noi c'è un conflitto di interesse enorme, che è chiaro che in un modo o nell'altro dovrà essere risolto, a nostro modestissimo avviso. Qualora non fossimo noi a doverlo decidere, ci auguriamo che gli organi competenti in materia possano intervenire e chiarire se abbiamo preso una cantonata o se per l'ennesima volta ci abbiamo azzeccato, come è sempre successo fino ad oggi. Denunciamo qualcosa, poi però le conseguenze si sono viste. Per cui reputiamo, siccome siamo cattivoni e malepensanti e chi più ne ha più ne metta, che questa omissione non sia stata casuale all'interno di questa legge. Però, ripeto, ci auguriamo che gli organi competenti in merito entrino a verificare quanto da noi detto. Passiamo ora nello specifico alla verifica di quelle che sono appunto le partecipazioni elencate e ritorno sulla questione dell'ASE. Sulla questione dell'ASE, per fare un piccolo appunto, il primo, per fortuna dell'ASE forse, la legge ci obbliga a prendere in considerazione 5 bilanci consecutivi, escluso il 2016. Se così non fosse stato, se al posto del 2011 avessimo potuto prendere il 2016, l'ASE non avrebbe rispettato quanto previsto dalla legge. 3 bilanci purtroppo negativi. Questo che cosa comportava? Comportava, secondo lui, la dismissione dell'ASE. Ecco perché risultava essere importante entro il 15 settembre avere a disposizione quello che era il piano riorganizzativo o, come dice qua, ristrutturazione aziendale, perché ne avremmo potuto discutere, così come consigliava e suggeriva il consigliere Palumbo, tutti insieme, maggioranza e opposizione, magari arrivare ad oggi consapevoli di una scelta, cosa che invece non accade. E purtroppo il 15 settembre passato, il 30 settembre passato, manteniamo l'ASE, ma
Non sappiamo ancora quale dovrebbe essere il piano che è stato portato, se tra l'altro è stato portato perlomeno alla Giunta. Entriamo nel merito della gestione tributi. Sulla gestione tributi risulta essere particolare una cosa. Come avete sentito, il contratto è scaduto, abbiamo fatto delle proroghe che reputiamo illecite, ma purtroppo il servizio doveva essere reso, questo è ciò che ci viene sempre detto. Ma piuttosto che pensare a come riorganizzare la riscossione dei tributi e quindi decidere se mantenere la partecipazione e di conseguenza anche il contratto con gestione tributi o, come qualcuno paventava, di internalizzare interamente il servizio, purtroppo ciò non è accaduto. Mancano 5 giorni alla scadenza, quindi è ovvio che ci sarà una nuova proroga, ripeto, secondo noi illecita, però andremo avanti. Ora, la prima domanda è, in questa narrativa si scrive, sono supportate dalla convenienza economica, quando sappiamo benissimo che la Corte dei Conti invece ha reputato esosi le AGI e di andarli un po' a rivedere. Noi certo li abbiamo rivisti, ma se non erro davvero, davvero un po' al ribasso. Ma la cosa che a noi pare un po' più strana è questa. Fra i soci c'era l'AIFA, che purtroppo è fallita, o comunque se non erro è in liquidazione. Fatto sta che ad oggi le sue quote sono state rilevate dalla Mazal Global Solution SRL. Ora, la nostra domanda è, ma se il contratto scade fra 5 giorni e quindi potrebbe succedere che un terremoto politico comporti il non rinnovo della partecipazione e della concessione del servizio alla gestione dei tributi. Può essere mai che qualcuno abbia acquistato sapendo che fra 5 giorni non rivedrà più un centesimo? Quanto risale quell'acquisto? A noi risulta quanto strano, la scadenza al 31 ottobre è risaputa, consigliere D'Ambrosio. Ma quanto risale? Sì, ma sto dicendo, l'acquisizione è risaputa che al 31 ottobre potrebbe non ottenere il rinnovo. Quindi diciamo che secondo noi è alquanto strano che qualcuno investa sapendo che a breve potrebbe succedere che non ottiene. E quindi ci chiediamo se effettivamente non siano state date delle rassicurazioni a queste società e dire non vi preoccupate perché in un modo o nell'altro ci sarà comunque. Ecco perché ad oggi era necessario venire in quest'Aula dopo aver discusso su quella che era la soluzione da adottare per la riscossione e quindi oggi con la ricognizione, con cognizione di causa, mantenevamo le nostre partecipazioni o meno. Invece ripeto, mancano 5 giorni, scadrà l'ennesima proroga, fatta tra l'altro da facente funzioni e ancora non sappiamo che cosa vogliamo fare. Per quanto riguarda il GAL, io vorrei passare ora anche a quella che è, ripeto, ormai non ci meravigliamo più di nulla, ma la compilazione di quelle che sono le schede per stabilire se ci sono i requisiti di mantenimento. Allora abbiamo il GAL, abbiamo sentito che sia il consigliere che anche il consigliere Gelsomino che il consigliere Rifucci hanno fatto riferimento a quelli che sono gli obiettivi e i motivi per cui lo manteniamo, in quanto si occupano di bandi pubblici, fondi pubblici. Ora io vorrei far rilevare innanzitutto che nella scheda che viene riportata, non posso fare riferimento di pagina numero 9, ciò che viene spuntato sono: produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, produce un servizio di interesse generale. A nostro modesto avviso, con queste due spunte, significa che avremmo dovuto prendere in considerazione la questione dei bilanci, cosa che ci portava a dismettere il GAL. Invece, siccome abbiamo sentito che lo scopo è quello di gestire fondi pubblici vari bandi, a nostro modesto avviso era la prima opzione che andava a spuntare, scusa, la seconda
dove si dice ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato e delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea. Mi sembra abbastanza chiaro. Poi procediamo per quanto riguarda l'Asia, abbiamo già fatto riferimento al fatto che un bilancio piuttosto che un altro cambiava le sorti, ma la cosa straordinaria e spettacolare devo dire che è la cessione di voti. Con mio immenso stupore ho scoperto che l'amministratore, ossia Francesco Ghissanti, era gratis. Quindi pubblicamente io ringrazio Francesco Ghissanti per il lavoro che svolge gratuitamente per questa città, perché da lui dovrebbero prendere esempio tutti quelli in quest'aula, perché nonostante un gravoso lavoro come questo ha zero, mentre abbiamo visto che i compensi per quanto riguarda il GAU, se non erro, non ce l'ho purtroppo, non l'ho stampato, ma abbiamo 30.000 euro come amministratore, 108 se non sbaglio per quanto riguarda i dipendenti. Ebbene, ripeto, ringrazio pubblicamente ogni Santi perché è a gratis. Non ci crederò mai, non ci crederò mai, però io sono cattivo, penso male e penso che anche questa sia stata un'omissione voluta. Mi auguro che non sia così e che quindi prima di si proceda alla correzione, perché altrimenti approviamo qualcosa che, ripeto, va bene, così come anche il risultato dell'esercizio, che in realtà andrebbe distribuito tra la società e il comune, invece qui viene messo nel complessivo per tutte queste somme. Per cui concluda, sì, concludo dicendo: la legge ci impone dei termini per poter incanalare anche coloro i quali non sono virtuosi di propria sponde. Rispettando quei termini, tutte le amministrazioni potrebbero essere quantomeno rispettose della legge e verificare di volta in volta se una cosa convenga o meno, se fare una scelta o meno. Quindi si potrebbe parlare di scelte politiche. Qui, ripeto, non accade nemmeno per sbaglio, perché i termini e le date sono qualcosa di forfettario, aleatorio, ognuno se le fa come vuole, e questa di oggi è l'ennesima dimostrazione che il 30 settembre sarebbe dovuto venire in aula ad approvare una ricognizione, avere coscienza di quelle che sono le partecipazioni di questo ente all'interno di società o consorzi, e quindi scegliere se rimanere o meno. Invece non solo non lo capiamo, addirittura si sposta in avanti, come ad esempio nel caso dell'Agenzia del Turismo, a dicembre del 2017. Non si sa perché, se la legge stabiliva che noi entro il 30 settembre dovevamo decidere. Per cui, ripeto, è una repubblica alquanto particolare questa qui di Manfredo. Grazie. Grazie a te, consigliere Chiamore. Allora, questa è una parola al consigliere Lato, prego. Buonasera, colleghi consiglieri, presidente, pubblico. Allora, la riflessione che mi viene di fare in questo momento, ma che alla quale sono arrivato già da qualche anno, è che dove c'è la politica non c'è mai niente di buono. Questa è la verità. Guardando un po' oggi l'argomento, insomma, le partecipate, naturalmente il problema è che qua tutte le società partecipate, cioè dove c'è la politica, fanno acqua da tutte le parti. Oggi quello che sto per dire lo dico in maniera sportiva, diciamo così, perché tanto vi vedo già tutti arrivati, tutti organizzati, tutti già pronti per votare questi provvedimenti, quindi diciamo che ci stiamo facendo una chiacchierata. Questa chiacchierata vorrei darvi giusto qualche consiglio, giusto per far capire ai cittadini che ci stanno ascoltando di quello che accade in questa città, perché ovviamente stasera è inutile spiegare a voi altri le problematiche che sono sottese agli atti che andrete a votare.
ma ne darete conto alla vostra coscienza e poi ai cittadini ai quali fra qualche anno tornerete a chiedere voti. L'ASE è un carrozzone, l'ASE è un carrozzone e si sa e si vede già di suo, partecipato dalla politica, che contribuisce a far sì che questo ente sia un carrozzone privo di un direttore generale, il cuore di un'azienda e il direttore tecnico organizzazionale, tecnico amministrativo. Se manca quello, manca, come nelle macchine, l'asse che mantiene le ruote, non si può camminare. E sono anni che questo ente non ha un direttore tecnico amministrativo, cioè quello che conosce le materie e dice i rifiuti si raccolgono così, dovreste investire qua, dovreste ridurre qui. Però allo stesso tempo abbiamo, dalle notizie che ho appreso, oltre 20 impiegati amministrativi sugli 80-90 dipendenti circa dell'intera azienda. Cioè sono tutti colonnelli e i soldati non ci sono. E il fatto che manchino i soldati lo stiamo vedendo tutti quanti in questa città. Sporcizia dappertutto, sembra di stare a Napoli ai tempi belli, quando gira l'immondizia a destra e a sinistra dei cigli della strada, campagne piene di rifiuti, interi quartieri sporchi dove i netturbini non vengono proprio a pulire da mesi. Ormai questa città vive nell'anarchia più totale e nella sporcizia più totale, e mentre noi stiamo qui a ragionare dammi un milione in più, dammi un milione in meno, ho dovuto togliere l'amministratore unico, il sindaco, ho dovuto togliere